Sì, facciamo un controllo Green Pass e poi le chiedo il nominativo. Green Pass base, beh, diciamo bene, a parte poche persone sprovviste, per il resto tutto funziona bene. Cosa avete fatto con le persone che non l'avevano? Non abbiamo potuto farle accedere, anche perché è un Green Pass base, per cui hanno la possibilità di effettuare un tampone. Sono 5 le persone che alle 11.30 di questa mattina si sono presentate in anagrafe a Treviso senza Green Pass e per questo sono state invitate a tornare. Tutti stranieri, alcuni non in regola con il permesso di soggiorno. 2 persone ad accogliere gli utenti guidandoli nel percorso fin da mattina presto. Dall'esibizione del Green Pass alla misurazione della temperatura, senza certificazione base, da oggi non si entra negli uffici pubblici. Ma la campagna di comunicazione, ci spiegano, è stata massiccia e la maggior parte dei cittadini ne era perfettamente a conoscenza. C'ha tutto, ha tutto? Tutto, tutto. Lì ce l'ha il Green Pass? Sì, ce l'ho. Sì, anche io Green Pass. 2 le persone sprovviste di certificazione verde invece alle poste di Piazza Vittoria in tutta la mattina. Non abbiamo avuto particolari difficoltà. Qualcuno che non era in possesso del Green Pass ed è stato invitato a ripresentarsi. Insomma, si sono presentati tutti organizzati e attraverso il nuovo gestore attese abbiamo convalidato il famoso Green Pass. Green Pass scannerizzato direttamente dal lettore del totem. In caso di difficoltà si passava direttamente al controllo cartaceo allo sportello. Tutto bene, tutto veloce? Sì, cioè sì, il Green Pass, sì. Direttamente allo sportello, qui basta. Quindi tutto bene? Tutto bene. Nessun rallentamento? No, tutto a posto. Grazie. Veloce.